Ma non l'ho programmato per niente questo video, non so cosa dire. Ci devo pensare. Ok, questo rotto corpo, rotto capelli. E come faccio a dirne uno solo? Prodotto capelli. Make-up top. Boh. Cioè, 3 minuti di nulla sto facendo. Ma buongiorno ragazzi, allora ci siamo. Dopo 5 minuti di parlare così a vanvera, sto facendo questo video, ci sto riuscendo. Allora, una ragazza, anzi più di una perché ha avuto più mi piace il suo commento, mi ha detto che guardare mentre mi tocco i capelli è molto snervante. Quindi, esaurisco tutte le mie energie adesso, così tra un po' sarò ferma immobile. Comunque, ragazze, è difficile non toccarsi i capelli, non aggiustarsi. Ora avete bisogno di un calmante. Se volete, poi vi consiglio io un calmante. Anche gocce di biancospino le usavo quando avevo attacchi di panico, possono andare bene. Ok, dicevo che è difficile perché io mi sto guardando lì ed è come se stessi allo specchio e voi allo specchio state così. No, vi vedete, aggiustate, quindi so che è fastidioso, ma mettetevi anche nei miei panni. È anche un po' impossibile non aggiustarsi e non fare movimenti. Allora, iniziamo. Ho visto questo video da una ragazza, Valentina mi pare si chiami, che io seguo, ed è il video dei best 2017, i prodotti preferiti nel 2017. Ci sono un po' di, insomma, ha già andato via tutto, già si è rotto. Ah no. 10 cose preferite di questo anno 2017. E quindi niente, allora iniziamo subitissimo. Questo poi lo taglio. Allora, il primo è tre prodotti make-up. Allora, io vi cito alcuni prodotti, due per le labbra e uno in realtà non è di make-up, è per le unghie. Non so se può andare bene comunque, ma non posso non citarvelo. Se volete ne facciamo tre, facciamo così, tre di make-up e questo smalto. Allora, questo che io vi faccio vedere adesso è il numero 56 di Essence, si chiama You and Me ed è quello che ho ora sulle unghie. Allora, vi faccio vedere bene. Spero che si veda qualcosa, insomma. Questo è il colore. Ha messo a fuoco? Sì. È particolare perché, allora, ragazzi, per me questo smalto è perfetto. Costa circa 3 euro. Si stende facilissimamente. Il pennello è di una grandezza perfetta. Non lascia strisce, il colore è super omogeneo, si asciuga subito, non si rovina e il colore è fantastico. Io ne ho altri di questa tipologia, ma questo è veramente particolare, è fantastico, il numero 56, questo qui. E il colore è un nude, però un po' sul malva, insomma, vedo un po' di, non è proprio rosa Barbie. Vedo all'interno un po' di violetto, non so, boh, lo vedo solo io, daltonica, comunque, non lo so, bello, bello, per me è lo smalto perfetto, fantastico, perché è sì nude, delicato, ma si nota, insomma, è particolare, non è quei classici rosellini stupidi. Poi, oltre questo, vi cito anche la matita che ho ora sulle labbra, che è l'unica che ho ricomprato in tutta la mia vita, perché io poi insomma compro una volta, poi ne ho un'infinità, non le ricompro più. Ed è, questa è nuovissima, infatti non so quanto cavolo è lunga, ma 30 centimetri, non lo so, è allucinante. Ed è di Wet n Wild Color Recon, ma che cavolo di nome. Ed è, vediamo se c'è il numero, E715 Plumberry More Prune E715, questa qua. Fantastica. E il colore, anzi, ora un po' si è schiarito. Ops, ora si è schiarito un po'. È un po' più scuro appena messo. Ce l'ho tipo da 4 ore. Io faccio così: metto il burro cacao mentre mi sto truccando. Tampono un po' così per togliere l'eccesso. E metto questa matita su tutte le labbra, anche un po' dentro le riempio. Successivamente vado con
questo rossetto, che è il terzo prodotto preferito, make-up, questo rossetto in pratica io lo tampono così. Così. E dà questo effetto nude, però veramente bello. Questo è il numero 930 di Maybelline Matte Matte Nude Embrace. Non lo so che cacchio di cos'è. Questo qui, fantastico, veramente bellissimo. Questi due prodotti insieme per me sono fantastici. È matte quello, per quello mi piace molto. Poi che ne so, volete l'altro di make-up? Perché quello non era make-up. Ah, vi posso mettere questa. Sì, questa è sicuramente, ve l'avevo già citata, la In My Birthday Suite di Moolak Cosmetics Velvet Ink rossetto liquido. Avevo già parlato di questo in un altro video dei preferiti. Sicuramente ne voglio provare altre di queste. Mi piacciono tantissimo queste tinte. Davvero sembra che rimpolpino le labbra, non so come faccia, insomma. Io non metto matite, non metto niente. Fantastica, super opaca, rimane, non mette in evidenza le pellicine, rimpolpa le labbra, che si può volere di più? Colore anche bellissimo, quindi questo è anche top di questo periodo, di quest'anno, ecco. Andiamo avanti. Allora, questa è la numero 1, qua intanto si blocca tutto. Allora, il profumo preferito, vabbè, facciamo abbastanza veloce. Il mio profumo preferito di sempre rimane questo, Via del Bacio di Bottega Verde. Questo me l'ha regalato una mia amica, Perry, ti saluto. E Via del Bacio, Bottega Verde. Questo profumo, ragazzi, è fantastico. Io non so descrivere molto bene queste cose qui, però non esiste una persona che, insomma, non mi chieda. Che profumo è? Buonissimo, davvero. Io ne ho usato poco perché per me questo è il profumo delle occasioni speciali, diciamo così. Però diciamo che ultimamente lo metto ogni giorno. Ecco, fantastico. Costa circa 30 € questo profumo, ma ne vale davvero la pena. Poi il numero 3, le scarpe. Allora, ultimamente devo dire la verità, sto mettendo sempre di più tacchi, però non tacchi a spillo, comunque tacchi comodi, perché non lo so, mi piace di più. Infatti, come sentite, ora li ho addosso. Questi sono gli stivali che avete visto anche nell'altro video, sono sicuramente le mie scarpe preferite che io amo abbinare in questo modo. Vedo se riesco a farvi vedere un po' meglio. Metto il mio telefono qui. Scusate se dietro vedete un casino, ma in realtà non si vede nulla. Anzi, vi metto qui. Allora, questo qui, vedete l'outfit, mi piace sempre vestirmi in questo modo, così, ecco, vedete, stivali giù, con cavi, ciabatte annesse, scarpe, calze, tutto, così, eccomi qua. Quindi, questi, vabbè, comunque questi stivali li avevate già visti, insomma, mi piace, il tacco mi piace molto, li avevate già visti nei video, insomma, uno degli ultimi, dove faccio vedere acquisti, eccetera, eccetera. Ma le mie preferite, queste che non ho mai messo, però ragazzi, io non posso non citarle. Usciamo un po' dagli schemi di questo video. Siete pronte? Cioè, ne vogliamo parlare di queste? Siete pronte? Ne vogliamo parlare? Io direi che non ci sia molto bisogno, insomma, di descriverle. La perfezione per me. Di tacco, colore così rosso, cioè che cosa c'è da dire? Natale è finito, ma che me ne frega. Io sicuramente le utilizzerò prestissimo. Le inserisco in questo video anche se non c'entra niente perché le ho comprate nel 2018. Ma per me, insomma, best ever, diciamo così. Andiamo avanti. Un po' strambo questo video, però andiamo avanti. Tutto un po' mischiato. Allora, il prodotto corpo preferito. Il prodotto corpo, io vi cito questo, che è di B&B, preso a Natura Sì, è un olio corpo avena. Fantastico quest'olio, veramente idrata la pelle. Lo metto di sera, soprattutto su gambe, glutei, insomma, mi piace che quella parte del corpo sia sempre super, super idratata, e anche per prevenire cose varie, insomma. Io sento anche la mattina, appena mi sveglio, una differenza.
alle gambe, proprio la pelle, fantastica, si sente che è super idratata. Questo è bio perché l'ho preso da Natura, sì, costa circa 10 euro se non sbaglio, forse un po' di più, penso un po' di più, però ve lo consiglio e dura tanto, io ce l'ho da un bel po' e insomma è sempre qui, anche perché ne serve pochissimo. Andiamo avanti, numero 5, il cibo preferito, che vi devo dire? Il cibo preferito, ultimamente mi piace molto. Ma proprio molto molto il sushi. Io mangiavo sempre sushi nei ristoranti All You Can Eat e mi piaceva il sushi, però diciamo che da un po' a questa parte ho iniziato a mangiare il sushi serio nei ristoranti, in cui in pratica non è All You Can Eat, ordini quello che vuoi, paghi quello che prendi. E un'altra cosa, insomma, una svolta, il sushi è veramente sushi, fantastico, morbido, di un gusto molto particolare, molto 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 diverso da quello che io mangiavo nell'All You Can Eat. Quindi il sushi mi piace tantissimo, diciamo così, da sempre, è stato uno dei miei cibi preferiti. Ma ultimamente che ho scoperto il vero sushi ancora di più, ecco. Tanto rompo cose. Allora, sei la borsa. Allora, la mia borsa preferita è, ragazzi, quella che uso in questi giorni ed è una semplice borsa nera, così che avevo preso da Stradivarius. Per me, insomma, è bellissima, fantastica. Classica borsetta nera per tutti i giorni, molto capiente all'interno. Che io porto molto spesso così, così, in questo modo, bellissima. E a volte, insomma, anche a tracolla così o sulla spalla, in questo modo. Però diciamo che più che altro, ecco, la porto a mano, in questo modo, a mano. Poi mi piace perché posso abbinarla facilmente con tutto, quindi quella è preferita sicuramente. 7. Il mio prodotto per capelli preferito, come posso non citare la mia mitica cera, che sostituirò presto con un gel, che non so se avete visto nel video precedente, non quello prima della truffa, quello prima ancora. E la cera è indispensabile, io la uso dopo ogni lavaggio. Se non avete visto il video in cui io vi mostro come la applico, ho pubblicato un video che si chiama... che odore fantastico! Che si chiama Vi mostro i passaggi per ricci perfetti e lì ne parlo. Oppure in un video, insomma, andate a cercarlo se siete curiose, insomma, di sapere un po' più su questa cera di Da Wax di Da Dude di Angelica Young, fantastica. Io la uso dopo ogni lavaggio e mi aiuta a tenere la piega. Ma andiamo avanti. Allora, canzone preferita? No, mi astengo. Mi astengo da questa domanda, non rispondo, ecco, perché non lo so. Mi piacciono troppe, non saprei scegliere, mi dispiace. Andiamo avanti. Numero 9, film, serie, drama, serire, che cavolo è? Serie, non lo so. È anche un po' sfocata questa foto. Allora, film, serie, drama. Allora, mi astengo anche qui. Sì, stengo anche qui perché i film che piacciono a me, insomma, sono... non lo so, non voglio parlare di questo, ecco, no, non voglio parlarne. Le serie vi dico solo che a me non piacciono. Ho visto solo tempo fa la serie Come arriva mamma, lì alla fine arriva mamma, non lo so, Come ho conosciuto mamma, non mi ricordo, mi piaceva molto. Ma proprio la concezione di serie televisiva, insomma, telefilm, non so neanche come si chiami in realtà, non mi piace, ecco, a me piace che mi metto lì davanti, vedo un film dall'inizio alla fine, in 2 ore ho visto tutta la storia e via. Non mi piace il concetto di stare lì per giorni e giorni, vedere cose a pezzi, insomma, tutto e subito, ecco, mi snerva. Non sapere come va a finire, per sapere come va a finire dovrei vedere 20.000 stagioni, quindi stare 3 giorni di fila inchiodata al computer. Non mi piace, ecco, non mi piace. Allora, numero 10, avvenimento importante del 2017. Il mio avvenimento importante è sicuramente la mia laurea specialistica in lingue, letterature e culture moderne che ho preso il... Oddio, neanche mi ricordo la data. Male che è importante.
il 14 dicembre del 2017. Non me lo ricordo veramente, il 13 o il 14? No, no, il 14 novembre. Vabbè, 14 novembre, che dice? Che ho detto prima? Vabbè. E quindi ovviamente quello è il mio avvenimento importante, ma non tanto per quel pezzo di carta che in realtà non ancora ho, perché mesi e mesi a stampare un foglio, ovviamente ci vogliono circa 6-7 mesi, e insomma i tempi giusti, ecco, per la stampa di un foglio, ma più che altro per il fatto che sono stati con me tutte le persone a cui volevo bene. Tutte, proprio tutte, anche persone che magari tra di loro non si conoscevano e ritrovarle là a parlare tra di loro, stare insieme, quello veramente è stato fantastico, il momento più bello della mia laurea, quando siamo andati a cena. Quello è stato il momento più bello di ritrovarli là, insomma, di condividere insieme quel momento, tutto qua. E niente, allora ragazze, questo era tutto, ragazze e ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo con chi volete. E mi raccomando, se sono stata brava con i capelli, mettetevi un mi piace. Vedete, mi sono impegnata, ho fatto tutto all'inizio così che finissi tutte le forze per dopo. Insomma, infatti sono stata brava, sono stata immobile. Quindi mettetemi un mi piace. Iscrivetevi e ci vediamo presto con altri video. Ciao!